Chi non ha notato l'incuria ormai ordinaria delle chiome degli alberi di Messina? Chi non ha ormai contezza di quelle fronde che sono ad altezza macchine, anzi altezza viso, adagiate quasi sui marciapiedi? Il punto è, e sembra essere passato in sordina, che il servizio potatura a Messina è fermo. E se questo è evidente, le motivazioni sono davvero incredibili. Il punto è, come segnalato dai consiglieri Gioveni e Cacciotto, che l'incarico di coordinare la direzione dei lavori di potatura era stato affidato in prima istanza all'architetto Denaro, che però si è dimesso senza volerne sapere più nulla dopo che ha ricevuto un avviso di garanzia per il servizio effettuato a Piazza Cairoli. Una vicenda giudiziaria tuttora aperta su un esposto presentato da un cittadino per la quale è stato chiamato a rendere informazioni anche l'assessoria all'acqua. Al posto dell'architetto Denaro è stato dunque nominato il signor Michele Ferrante, che avrebbe dovuto riprendere alacremente il servizio di potatura, che è davvero urgente e rilevante per l'intero territorio della città, su alberi che in molti casi sono anche a rischio crollo. Ma il signor Ferrante recentemente ha chiesto ed ottenuto un permesso studio per accrescere la sua formazione in teologia. Si trova dunque fuori Messina, mentre in città il servizio potatura si è fermato. Dunque, come se ne esce? Dal 3 novembre del 2017 il direttore dei lavori, il geometra Michele Ferrante, ha ben pensato, per carità, anche qui siamo di fronte a un diritto allo studio, di chiedere un'autorizzazione remunerata, quindi delle ore di permesso, per effettuare degli studi di religione a Ortigia. Fatto sta che allo stato attuale c'è l'impossibilità di qualsiasi programmazione, siamo a novembre inoltrato, quasi dicembre, i soldi vanno tra l'altro impegnati entro il 31 dicembre e si rischia, per una assurdità, e c'è una carenza, una responsabilità di questa amministrazione, si rischia praticamente di non poter fare degli interventi di potatura. Abbiamo saputo che adesso stanno provvedendo a nominare un nuovo dirigente in sostituzione, appunto. Mi sembra che sia Aiello. Sì, l'ingegnere Aiello, sul quale non abbiamo esperienze positive in termini di edilizia scolastica, però sicuramente sarà presente e quindi si adopererà. Almeno è veramente inaccettabile il fatto che i cittadini devono chiedere, devono elemosinare attraverso noi, ovviamente, attraverso me, attraverso il collega Alessandro Cacciotto, degli interventi di potatura. Come si risolve che Ferrante, come diceva Cacciotto, sarebbe a studiare in permesso studio? Esatto, a parte che io non entro nel merito delle richieste che fanno i dipendenti, perché ovviamente anche nel rispetto... Va sostituito. Ed è detto, va sostituito, ho fatto i passi opportuni per chiedere le sostituzioni. Non dipende dall'assessore individuare le persone da sostituire o spostare del personale, ma c'è un direttore generale che è responsabile della gestione del personale e ha fatto questo decreto per la sostituzione del dirigente. Attendo che poi vengano anche affrontate le altre questioni relative al personale che manca. Attendiamo dunque che il direttore generale, nell'ambito dei suoi compiti, fornisca il supplente del signor Michele Ferrante in permesso studio.